Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Clamorosa indiscrezione in vista della prossima edizione dell'Isola dei Famosi su Canale 5. Sono pronti ad una sostituzione imminente. Al termine di questa edizione del Grande Fratello VIP, su Canale 5 farà ritorno anche l'Isola dei Famosi alla sua terza edizione per la rete televisiva Mediaset. Come accaduto in precedenza, anche in vista di aprile potrebbero essere in arrivo alcuni colpi a sorpresa. Gli autori del noto format sembrano decisi a stupire il pubblico e non solo con nomi illustri per il cast. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero esserci delle grandi sorprese anche in studio con la sola Ilary Blasi a quanto pare confermata. Alcuni cambiamenti dovrebbero arrivare però anche in Honduras e nel dettaglio per il ruolo di inviato. In vista della prossima edizione infatti potrebbe non fare il suo ritorno Alvin. Isola dei Famosi. Addio Alvin? Grande sorpresa in arrivo. Nel corso della scorsa edizione del noto reality, il pubblico ha più volte notato uno scambio di battutine al veleno tra Ilary Blasi ed Alvin. I due hanno poi sempre smorzato i toni anche perché amici da anni e dalla loro seconda collaborazione. A quanto pare però potrebbero non tornare di nuovo a lavorare insieme a causa di una mossa inaspettata e voluta proprio dalla rete Mediaset. Secondo quanto riferisce il settimanale Vero, il conduttore Alvin corre il serio rischio di perdere il suo ruolo di inviato in Honduras. Nel corso della prima edizione del reality su Canale 5 è stato Massimiliano Rosolino a prendere il suo posto. In occasione del prossimo appuntamento c'è un altro nome pronto a occupare il suo ruolo. Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast dell'Isola. Chavarro Paolo, NDR, potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato. A quanto pare dovrebbe essere quindi Paolo Chavarro a rubare il posto ad Alvin. Si tratta di un noto ex protagonista del Grande Fratello VIP, compagno di Clizia in Corvaia ma soprattutto storico volto di Forum. Questa clamorosa novità non è stata ancora confermata ma senza dubbio rappresenterebbe un colpo di scena per l'intera rete. Paolo in Honduras andrebbe infatti a stravolgere ancora una volta anche Forum che per i primi mesi ha perso Edoardo Donnamaria mentre così facendo dovrebbe rinunciare a Chavarro nella sua seconda parte di messa in onda. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.